la canzone Mio zio bestemmia. Senti, ma zio bestemmia. Senti, eh. Ah, zio bestemmia. Canzoni con doppio senso, credo. Senti, allora, io questa figura di merda l'ho fatta molto prima di Barbara D'Urso, ma molti anni prima, in una discoteca dove c'eravamo esibiti noi dello zoo, c'era anche un mini concerto di Bocelli e io sono andato là da lui e gli ho detto: ma non ti ricordi, ce l'avamo visti? E lui si è messo a ridere. La D'Urso ha fatto la battuta involontariamente a Domenica Live: guarda le immagini a Bocelli. Vabbè, oh dai, può succedere, non è che lo fa apposta. Non ho capito invece l'altra notizia, perché Maria De Filippi durante il programma Tu sì che vales, no? Si è beccata un mega applauso. Ora, lei praticamente ha ammesso di essere, diciamo, paraculata dal marito, no? Si parlava nella puntata della difficoltà nel trovare lavoro in televisione e la necessità di essere raccomandati, e lei ha detto: per fare la conduttrice occorrono fortuna e francamente anche raccomandazione. Lei dice: grazie a mio marito io lavoro in televisione, altrimenti non ce l'avrei mai fatta. E si è presa l'applauso della Madonna. Che cosa, scusa? Cioè, no. La missione di colpa, cioè. Ma non è una colpa. È entrato anche uno: io ho ucciso Kennedy. No. Sì, sono in rotazione. No. Sono Sindona, cioè, bravo. Non capisco perché è partito sto applauso molto sentito del pubblico per la sua grande sincerità, a parte che si sapeva. A lei dire, poi ha chiuso anche dicendo: questo è un programma di merda, bravo! E aprite un momento sincerità, sai quando sei ubriaco e non riesci a trattenerti, capito? Si è girato anche, ha guardato Rudy Zero e fa: tu non servi a un cazzo, bravo! Se tuo padre non era Mengacci col cazzo che arrivava in televisione. Poi guardato Belen, tu lavori solo perché sei figa, bravo! Perché hai dato la fica in giro a quelli giusti, bravo! Bravo, una festa, bravo, grande, bravo. Poi non l'ho pensata, non l'ho detto io, sono parole che ha pensato la De Filippi. Sì, De Filippi tutta tracannata di Barbera arriva in trasmissione, ha sparato su due. Mio marito non ha il collo, tutto, mio marito non ha il collo. Sai quel momento sincerità quando vai fuori con gli amici mica tracani? Però non tutti gli alcolici, signori, no, perché no, attenzione, infatti. allora a parte Fabio Alisei, perché Fabio Alisei, sì, Fabio Alisei basta che guardi una bottiglia, sì, di Barbera e già è ubriaco. Però una roba, lui quello che gli fa l'alcol è sempre la stessa cosa, lo trasforma, sì, in, sì, divinità. Cioè, esatto, Fabio Alisei lui pensa di essere Dio, esatto, e inizia: io sono il numero uno, io scrivo per tutti, esatto, io sono il più grande Fabio autore. Fabio Alisei così, cioè, beve il caffè corretto e automaticamente è fottuto. Cioè che lui, al contrario degli altri che diventano solitamente simpatici, lui diventa la persona più noiosa e antipatica del mondo. Allora, non tutti gli alcolici hanno l'effetto di quello che ti fa parlare, proprio ti fa sciogliere. No? Beh, il vino a me mette sonnolenza. Invece sai cosa? L'Averna. A me l'Averna mi mette una pensa roba. Pensa che lo vedi tu e quello che lo fabbrica. Pazzesco. Ma non è vero. Cazzo, l'Averna è numero uno al mondo. Te lo giuro, la pelle d'oca. Stavo dicendo Rabarbaro Zucca, però con l'Averna mi hai spaccato. Allora, io vorrei ricordarti, caro Paolo, che una sera, bravo, tu e Fabio, quando eravamo tutti sfidanzati, siete venuti a casa mia. Sì. C'erano tre zozze, ma eravamo tantissimi anni fa, e proprio eravamo quasi bambini. Io mi sono Stefanino, sì, è tua moglie che non vorrei mai che ti scrive figlio di puttana quando torni a casa. Tanto ti do un me calcio lo in bocca lo stesso, hai capito? Non c'è problema. No, ma lui era sfidanzato, cioè era proprio singolo. Abbiamo portato ste tre schifezze, proprio una roba. Infatti io ho cucinato pur di non vederle in faccia. Non aveva il pollice opponibile, cercava di cavare dei ragni da un buco con uno. L'altra mi dico legno, solo che abbaiava, cioè. Morale, mi sono scolato una bottiglia intera di Averna, mi sono svegliato alle 5:30 del mattino con sulla mia che moto. Ti facevamo il culo, fantasma. Ti ricordi che mi sono svegliato alle 5:30 sulla mia moto davanti alla fermata dell'autobus? Dormivo sulla moto. E cioè io guidavo l'autobus, pensavo come stavo, cazzo. Il tuo superpotere è l'Averna, è vero? Allora, ho sentito parlare di più persone insieme, ragazzi. È arrivato il professore, buongiorno. Salve, nella sua veste di porno sicurezza, prego. Sì, allora siamo pronti, possiamo andare. Allora, aspetti, scusi, va introdotto in un certo modo. Ricordiamo che Wender diventa, lui è laureatissimo. Ragazzi, c'è proprio una roba. Io ho studiato sessuologia, bravo, culinaria alla Bocconi. Sì. Esatto, aveva il culo in aria mentre studiava, faceva e Bocconi, glielo facevano, esatto, tutti. Faceva Bocconi con culinaria, certo. Ecco, signori, è il momento di porno sicuro con il mago Wender. Sigla. E adesso, per gli amici libidinosi, andrà in onda Porno Sicuro a cura di Wender. Fammi sentire le tue calde labbra. Porno Sicuro. Non so voi ragazzi, ma io stanotte l'ho avuto duro tutta la notte, incredibile. Ho preso quelle pastiglie che ci ha dato quel signore lì, quella volta lì. Sì, però tu mi hai anche detto che non hai a casa tua moglie, quindi non capisco perché tu l'abbia presa. Perché
essendo da solo, voglio compagnia. Lui se è sempre in tiro, è come se io. È come se lui avesse un amico. Bravo. Vorrei ricordarti che la prima volta che ho provato il Viagra, l'ho provato prima di salire su un aereo. Sì. E ho avuto un'erezione al casello. E quando lo steward, uomo coi baffi, mi faceva vedere le uscite di sicurezza, lì mi tirava di brutto. Durissimo. Stava dicendo: ti apro il culo. Il gesto si presta, sì. Allora, ragazzi, allora, di solito in Paro Sicuro vi consiglio come creare oggetti di sul sesso in casa, fare robe carine così. Oggi invece vi insegnerò a come comportarvi quando si va a un'orgia. Perché capita spessissimo, tra l'altro. Quindi fair play da orgia. Certo, cioè non so quante volte a Natale vorreste vedere i propri cari alzarsi dal tavolo con i genitali per aria. Cioè, che bello. Quanti di voi vorrebbero vedere la propria suocera che arriva dalla cucina tutta imputtanita con il vassoio e il pollo sopra? Sai che mi hai letto nel pensiero. Oppure, non so, quando il compleanno della fidanzata, vedere, non so, che due se la scannano davanti a te. Siete a milioni, ragazzi. Miliardi. Prego, prego, cosa ci consiglia? Allora, bene, ragazzi, preparatevi carta e penna e iniziamo subito. Allora, prima di tutto, bisogna sempre essere educati nell'orgia. E il saluto tecnico per far capire è questo. Vai con l'audio, grazie. Cos'è questo? Non capisco. Avete sentito? Questa è la stretta di mano quando tu arrivi all'orgia e devi salutare. Allora ricapitoliamo. Questa è cioè, quando tu arrivi nell'orgia di fare Ok, va bene. Poi ragazzi, a un certo punto, cosa fondamentale è l'atmosfera. Createla con una musica adatta. Sentiamo il contributo. Sentite il sound? Dite che come piace l'audio, sentite. Ma si compra su iTunes sta canzone? Certo, sì, certo, certo. La canzone da orgia, va bene. Allora, avete sentito come può cambiare la situazione? Sì, no, ottimo. Se invece non volete la musica e vi piace il silenzio, questo è quello che potrebbe accadere, vai. Warm in here. Sentite che lei è un po' contenta. Però alla fine si va a ridere e si perde, diciamo, l'humor, no? Certo. E cadono i cazzi, quindi. E cadono i cazzi, bravo. Certo, certo. Bene, bene, bene. Attenzione, ora per voi donne, per citare bene la situazione, la parola da dire è. Dai. Assifottimi, dai. Avete sentito? Okay. Assifottimi, dai. Se voi donne dite agli uomini assifottimi, dai. Mi perdoni, maestro. Prego. Mi spiega l'utilizzo di un campione audio per dire assifottimi, dai. Non poteva dirlo lei, mi perdoni. E voi maschietti dovrete rispondere così. Ciuccia, ciuccia, bella figa. Avete capito? Ciuccia, ciuccia, bella figa. A questo punto, a questo punto, ragazzi, seriamente, ci si spoglia e da fermi, guardandosi negli occhi, tu maschietto dovrai dire a lei. Non ha detto niente, eh? No? No, ci hai parlato sopra, Mazzoli. Ti piace? Ti piace? Sentiamo, scusa. Ti piace? Bene, attenzione. Sì, Ti piace? Ok. Però sì, deve essere proprio un'intenzione seria. Ti piace, proprio. Lei, sentendosi dire così e non avendo ancora fatto nulla, perderà completamente il controllo e vi chiederà dove andare a copulare. La vostra risposta dovrà essere questa. In fondo. Tutto in fondo in gola. Che è una zona, è una zona. Gola è un locale che c'è a Milano, locale, famosissimo. Sì, tutto in fondo. Ok. A questo punto lei sarà completamente fiumeggiante. E se nel caso vi dovesse. E se nel caso lei vi dovesse dire. Amore mio. Ma che voglia che ho di te. Ti voglio, ti ha presa bene. Solo a questo punto la frase che vi farà essere i veri protagonisti dell'orgia che andrete a fare è. In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce. Capito? È anche un po' romantica. Elga. Fantastico. Elga. Bisogna dire Elga sempre. Elga, in ogni frase bisogna dire sempre Elga. 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 Adesso io se vuoi te lo. Elga, capito? Ok, sì. Perfetto. Okay. Detto questo, ora vi farò sentire il risultato finale. Prego. Continua. Sentite? Sentite? È il cocktail. Brava, così. Attenzione. Silenzio, ascoltate.
Ma cos'è sta roba? Bene ragazzi, oggi vi ho spiegato come comportarsi quando si va a fare le orge. Sì, perfetto. Io grazie, consiglio di trombarsi, soprattutto le orge vi consiglio di farle con le cugine di secondo grado. Bene, perfetto. Perché sono le più maiale. Benissimo, grazie Wender. Sono fiumeggiante, grazie, grazie. Cioè io leggo i messaggi ascoltatori, Wender sei pazzo, tu sei malato di mente, sì, stai, sì, stai fuori. Bene, bravissimo. Io invece ho letto metti la bocca qui piccolina. Abbassa la testa piccola. Ma signori, Wender non è soltanto pazzo quando fa il porno sicuro, bravo, ma è pazzo anche con il suo Wonderland.